Proseguiamo con il calore ceduto nell'altra isocora. Utilizziamo la stessa formula di prima con il calore specifico molare a volume costante. La temperatura in B ce l'abbiamo, in E no. Quindi dobbiamo trovarla e procediamo come prima. Prima dobbiamo trovare però la pressione in E e lo facciamo attraverso la diabatica di E. Per cui scriviamo l'equazione di trasformazione della diabatica e ricaviamo la pressione in E. Con la formula inversa e questo rapporto Vd su Ve è il reciproco di 2,5 perché Vd è 2,5 volte più piccolo di Ve, è 8 ventesimi. La pressione in D la conosco, il risultato è 1,41 per 10 alla quinta pascale, circa 1 atmosfera e 4, che è un valore leggermente di poco superiore a 1 atmosfera e 13 dello stato B, quindi è un valore ragionevole. Ora che abbiamo la pressione in E con l'equazione di stato dei gas perfetti nello stato E, ricaviamo la temperatura a 339 Kelvin, un po' superiore alla temperatura in B, 273 Kelvin, ma comunque minore della temperatura in C. Ora finalmente abbiamo le due temperature in B ed E e possiamo calcolare il salto termico tra E e B, che è un salto termico negativo perché la temperatura scende. Andando a sostituire la differenza fra le temperature di E e di B, otteniamo questo calore ceduto di 825 Joule. Quindi aggiorniamo il grafico. Il gas assorbiva circa 1,5 kJ di calore durante l'isocora di riscaldamento, ne cede circa meno 0,8 kJ nell'isocora di raffreddamento. Ho aggiunto le temperature dei quattro stati ABCD, anzi C, D e B, e tutte le pressioni. A questo punto è facile calcolare il lavoro del ciclo 8 e il modo più semplice è quello di usare il primo principio della termodinamica applicato all'intero ciclo, dove come sempre la variazione di energia interna è zero quando il gas ritorna nello stato iniziale e quindi il lavoro ciclico è uguale al calore netto scambiato nel ciclo, calore netto scambiato che è 1,54 kJ meno questi 0,825 Joule. E il risultato è 715 Joule, del resto è logico perché il gas preleva questa quantità di calore e una parte la trasforma in lavoro meccanico, quale parte? 715 Joule, il resto lo scarica, lo spreca, e scarica 825 Joule di calore non utilizzato. In conclusione, in ogni ciclo il gas assorbe questi 715 Joule netti di calore e li trasforma in lavoro.